Buonasera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova edizione del telegiornale. Fra tutte le giornate particolari con vari temi, quella di oggi era dedicata a diverse situazioni, tutte importanti, ma sarebbe meglio magari farne una al giorno. Comunque, intanto iniziamo con la festa dell'albero nelle scuole. Il giardino dell'Istituto Agrario De Franceschi di Via Dalmazia a Pistoia ha un albero in più. È un ulivo, messo a dimora in occasione della festa degli alberi nelle scuole, celebrata nel primo giorno di primavera. L'iniziativa è stata di Coldiretti, che nell'occasione ha offerto agli studenti anche una merenda a base di prodotti di un'azienda della provincia che appartiene alla rete di Campagna Amica. L'albero di olivo ha un valore fondamentale dal punto di vista simbolico, perché comunque capita in un momento in cui c'è un conflitto in essere e che noi speriamo che si possa risolvere nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile. E poi perché comunque l'albero di olivo e anche resilienza. Difatti noi stiamo venendo da 2 anni da una pandemia che sinceramente ha bisogno di voltare pagina. Abbiamo accolto volentieri l'iniziativa della Coldiretti con questo omaggio, perché l'ulivo, pianta dai molti significati, ma soprattutto simbolo in tutto il mondo di pace, speriamo che questa pace tanto auspicata possa arrivare subito in Ucraina e in tutti i paesi che ancora vivono conflitti. Ora i titoli delle principali notizie. Nuova proposta per il futuro dell'area del Dano, l'area dedicata alla lavorazione dei rifiuti che si trova alle porte di Pistoia potrebbe ospitare un data center. La proposta arriva dalla CNA, dall'Ordine degli Architetti e dal distretto Viva Isti. Primo giorno di primavera, giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A Catena di Quarrata l'Associazione Libera, CGL, CISL e UIL e Comune hanno organizzato un presidio su un terreno confiscato alla Camorra. Bene anche a scuola a Montecatini, se ne è parlato. È stato un testo dedicato a Marilyn Monroe a vincere la 59esima edizione del premio Valle Corsi per il teatro. Ad aggiudicarsi l'ambito di riconoscimento è stato il romano Pavia. A decidere è stato l'attore pistoiese Pagliai. Successo per il concorso Agliana Danza 2022, al quale hanno partecipato 200 ragazze e 29 scuole provenienti da tutta Italia. Ultime 5 partite di stagione regolare per la Serie C, la pistoiese reduce dall'importante successo con la Fermana, le dovrà affrontare come fossero 5 finali. L'obiettivo della salvezza diretta è lontano, ma non impossibile. Come avete sentito, dopo la giornata per quanto riguarda la festa degli alberi, c'era anche la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La mafia esiste, è cambiata ed è presente anche nei nostri territori. Sono questi in estrema sintesi punti fermi da tenere presente quando si parla di mafia, di criminalità organizzata oggi. Tant'è che il 21 di marzo è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra in tutta Italia. Se ne è parlato anche nelle scuole. Noi siamo andati al liceo scientifico Salutati di Montecatini. Qui gli studenti hanno incontrato Chiara Contesini, sostituto procuratore della Repubblica a Pistoia. Capire come riconoscerla la mafia, soprattutto per quanto riguarda queste giovani generazioni. Beh, sicuramente i ragazzi devono essere educati a riuscire in qualche modo a contrastare tutte le forme di illegalità che in qualche modo vedono. Nei supermercati o nei negozi ci sono dei beni che sono venduti a dei costi troppo inferiori rispetto a quelli che dovrebbero essere normalmente di mercato. E si dice comunemente che la mafia è cambiata, è vero? Sicuramente ci sono meno atti di dimostrazione gravi come possono essere le stragi. E oggi la mafia è anche mafia imprenditoriale, è mafia che studia, che entra a far parte delle amministrazioni pubbliche, che si laurea per creare delle strutture lecite che consentano poi anche il riciclaggio di denaro e quindi avere una veste che diventa più difficile, no? Anche da riconoscere. Spiegare la mafia ai ragazzi, qual è il linguaggio da utilizzare? Allora, innanzitutto insegnare storia. Insegnare storia e andare al di là di quello che dice il libro di testo. I mafiosi in qualche modo hanno paura della scuola, della formazione autentica, perché formarsi vuol dire conoscere e quindi vuol dire essere liberi e fare delle scelte oculate quando poi si diventerà cittadini. Tuttora, tutt'oggi per esempio, come ci ha spiegato la dottoressa Contesini, anche la Procura della Repubblica di Pistoia segue
quel movimento di denaro per indagare sulle eventuali infiltrazioni mafiose su questo territorio. E la cosa importante è che i ragazzi debbano imparare a riconoscere la bontà delle attività economiche che magari gli vengono proposte. Un esempio me lo hanno fatto loro stessi con le gite scolastiche, e quando le facevano, come, in che modo, avevano delle offerte ma a dir poco farneticanti o a prezzi stracciatissimi, e loro stessi non si fidavano e non volevano accettare quel tipo di offerte perché non si sentivano sufficientemente garantiti, quindi subodoravano già qualcosa. Stessa questione che riguarda la mafia, ma andiamo a Catena di Quarrata. Oggi, primo giorno di primavera, si celebra la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In questa occasione, Libera Pistoia, insieme a CGL, CISL, UIL e al Comune di Quarrata, hanno organizzato un presidio sul terreno confiscato alla Camorra a Catena di Quarrata. Questa mattina è un momento di festa per la città di Quarrata, perché viene restituito alla comunità un terreno confiscato alla mafia. Quindi un percorso importante per la legalità. Devo ringraziare l'associazione Libera, CGL, CISL, UIL e la prefettura di Pistoia, il prefetto Iorio, perché questo percorso l'abbiamo fatto tutti insieme. Siamo qui su un terreno confiscato alle mafie, su cui abbiamo ipotizzato un progetto insieme alle scuole per riutilizzo di questo bene attraverso un orto solidale pensionati, giovani studenti, attraverso un giardino della memoria, perché questo bene finalmente torni in mano alla cittadinanza e alla legalità. Oggi è il 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si svolge in questo momento a Napoli, come in tante tante città italiane e anche in Europa, in Africa, in America Latina. Nella nostra provincia di Pistoia ci tenevamo a organizzare questa giornata qui a Catena di Quarrata sul bene confiscato alla Camorra. Quindi siamo qui perché per noi l'impegno che viene dalla memoria delle vittime innocenti delle mafie, l'impegno è anche lavorare sull'utilizzo sociale di questo bene confiscato. Antonio Scopelliti, Libero Grassi, Fabio De Fandi, Giuseppe Aliotto. Parliamo della struttura e dell'area sulla quale insiste l'impianto del Dano a Pistoia. Ci sono delle idee per il futuro? Creare nell'area del Dano a Pistoia un data center, un centro per la conservazione dei dati delle aziende, circondato da un parco. È l'idea lanciata congiuntamente da CNA Toscana Centro, Ordine degli Architetti della Provincia e Distretto Rurale Vivaistico, che insieme hanno dato vita a Cantiere Recovery Pistoia. Il gruppo ha come scopo l'elaborazione di proposte per il territorio. Questa joint venture speriamo che possa portare dell'innovazione anche nella nostra città, nel nostro territorio. Questo servirebbe un po' per ampliare le ambizioni cittadine e per riportare l'interesse sul nostro territorio. Se realizzato, il data center di Pistoia potrebbe essere uno dei più importanti del paese. A firmare il progetto, presentato alla sede dell'Associazione Artigiana a Sant'Agostino, l'architetto Maurice Nio, autore tra gli altri del Museo Pecci di Prato. L'aspetto esterno scelto è quello di un cubo di ghiaccio. It is extremely difficult. È estremamente difficile trovare un luogo adatto per un data center. La ricerca è cominciata 3 anni fa e quest'area, l'area del Dano, è perfetta per un data center. This area, the Dano area, is perfect for a data center. Un progetto che segna una terza via per il futuro dell'area, oggi dedicata alla gestione dei rifiuti, per la quale la Regione pensa ad una riconversione dedicata alla sola carta, con la contrarietà però del Comune. Per la zona, alle porte di Pistoia, la destinazione ad oggi fissata è quella ad area verde. I centri per il contenimento dei dati sono strategici per lo sviluppo, perché a Pistoia, ma Pistoia è strategica all'interno dell'area vasta. L'altro aspetto è che questo progetto, tra l'altro, sarebbe l'unico in Toscana anche del centro Italia. Quindi darebbe, come dire, una grande opportunità per lo sviluppo delle imprese. Oggi ormai il contenimento dei dati è un po' come il contenimento dell'energia, dipendere dagli altri paesi è veramente un problema, quindi noi quant'altro a maggior ragione dobbiamo cercare di investire in questi grandi hub.
Quando si parla di sfratti si parla sempre di situazioni poco piacevoli o per niente piacevoli. Vediamo che cosa è successo questa mattina nel quartiere delle Fornaci a Pistoia. Io vi do 20 minuti. Capito? 20 minuti. Fra 20 minuti se non uscite diciamo da voi bisogna farvi uscire noi. Un alto numero di richieste di sfratti, con la città di Firenze che ha il primato toscano in questi primi mesi del 2021 di richieste in rapporto al numero di abitanti, 50 convalide di sfratto a settimana, seguita da Pisa e Livorno. In questo contesto si inserisce quello che è successo ai coniugi Lebrere di Pistoia, che sono stati sfrattati da un appartamento di proprietà della SPES, società pistoiese di edilizia sociale, a causa di un debito accumulato negli anni per affitti non pagati. Capisco di essere magari da una parte contorto e purtroppo però non mi hanno lasciato l'altra scelta sia la SPES che l'ufficio casa comune di Pistoia, e quindi per l'indigenza è proprio pessima dell'alloggio, dalla muffa, l'umidità eccetera. Da quando hanno fatto all'esterno il cappotto, il rivestimento del cappotto, fa sì che poi sia oltre alla condensa e con gli anni, con il tempo si è trasformato, ecco, è venuto fuori, ecco, la muffa, ecco, l'umidità eccetera. E da quanti mesi non pagate l'affitto? Ora l'affitto sono diversi anni che io sono stato costretto purtroppo a sospendere il canone dell'affitto da 5 anni, anche 6-7 per l'appunto, sì. Vediamo se insieme si trova una soluzione. Io non vi garantisco però niente perché non è nelle mie competenze. Con questa umidità, con queste muffe soffro di bronchite asmatica e rinite cronica. Purtroppo il mio stato sta peggiorando sempre di più giorno di giorno, stando in questa casa. Dispiace molto per la situazione del signor Librere, però sono presidente di una società pubblica che gestisce edifici pubblici e a fronte di una morosità che si protrae da oltre 10 anni non potevamo far altro che dar corso agli atti. Anzi, è giusto sottolineare come sia necessario essere più rigorosi in questo senso, perché ci sono i diritti delle numerose persone che sono in lista d'attesa, che hanno la necessità e il diritto di entrare in immobili che sono illegittimamente occupati. E abbiamo dato proroghe su proroghe, ma la morosità c'era, era molto molto significativa e abbiamo dovuto procedere con gli atti. Un piccolo appello che fate, che tipo di appartamento vi servirebbe? Anche due stanze per ora, di sistemarsi così e poi in futuro di trovare qualcos'altro. I numeri del virus per quanto riguarda il bollettino pandemico di oggi parlano di numeri in calo, ma come sempre si arriva dal weekend dove sono stati effettuati molti meno test, addirittura 15.000 in meno dei giorni precedenti. Il tasso dei positivi è salito al 17,7%. Purtroppo ci sono anche 21 decessi, quello non riguarda il weekend e non riguarda i test effettuati, quelli purtroppo restano, 21 in regione e 1 segnalato in provincia di Pistoia, dove sono 114 nuovi contagiati. Per le autorità sanitarie locali 32 persone sono ancora in isolamento da Covid all'ospedale San Jacopo, 1 in terapia intensiva, 3 in subintensiva, 1 in pediatria, 1 in ostetricia. Confermato un decesso. Come ogni anno, la Camera di Commercio ha stilato il bilancio della natalità e della mortalità delle imprese in provincia di Pistoia. Il bilancio della natimortalità delle imprese stilato dalla Camera di Commercio delinea uno scenario in chiaro scuro per quanto riguarda la provincia di Pistoia. Tiene il comparto agricolo e rimangono stazionari i settori del turismo, dell'alloggio e della ristorazione. Si rafforza la crescita delle costruzioni e dopo la flessione 2020 recupera terreno anche il comparto del commercio. È stabile il comparto manifatturiero, ma con differenze molto pronunciate tra i diversi settori al suo interno. Alla variazione positiva nella meccanica ed elettronica dell'industria del legno e del mobile si contrappongono infatti le flessioni dell'alimentare, del comparto moda, dell'industria della carta e del settore della chimica, farmaceutica, plastica e gomma. Crescono infine i servizi. In provincia di Pistoia, in definitiva, il saldo tra imprese iscritte e cessate è positivo ed è pari a 379 unità. C'è un nuovo presidente per l'associazione di Confcommercio Assipan, che ci ha anche parlato delle questioni che riguardano la farina, le materie prime in questo periodo delicato.
si rinnova il gruppo di panificatori di Confcommercio. Alessandro Cioni, titolare del panificio Saporito di Vignole nel comune di Quarrata, è il nuovo presidente Assipan di Pistoia. Sì, questa è stata una cosa che mi ha durato un po' nel tempo. Infatti con Nicola Giuntini, che è il presidente uscente, abbiamo avviato un percorso di insegnamento, chiamiamolo così, nei miei confronti, di tutte le dinamiche per poi prendere il suo posto. Però ora è un momento anche un po' abbastanza critico per passare a questa cosa, che comunque era necessario fare. Tra i problemi di questo momento c'è anche l'aumento del costo di produzione. Il problema dei prezzi che stanno alzando nei prodotti da forno è generato parte dall'aumento della bolletta energetica a tutti i livelli, gas, energia elettrica, combustibili per autotrazione, e poi anche la speculazione c'è sui cereali, che i cereali ci sono ma vengono poi immessi sul mercato a seconda delle quotazioni. Infatti io acquisto la farina una volta a settimana e ogni settimana mi arriva con un prezzo differente e, guarda caso, prezzo sempre più alto. Quali sono le prospettive del settore? Bisogna cercare, soprattutto io parlo della mia categoria, di stare uniti, di fare il gioco di squadra e di cercare di appoggiarsi anche all'associazione, in questo caso noi siamo in Confcommercio, che ci aiuta sia nella lettura delle bollette, sia nel controllare i costi e vedere di scegliere magari anche un operatore un po' più conveniente. Un esordio sulla neve da ricordare per ASLA Firenze, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che ha archiviato con il sorriso la prima edizione dell'iniziativa Una Pista per ASLA Firenze, che si è svolta nei giorni scorsi alla Betone Cutigliano. I partecipanti sono stati oltre 150 e gli euro raccolti oltre 3.200. Questo come bilancio delle 12 ore di sci sulle piste nevate dell'Appennino. I soldi andranno a finanziare le attività e servizi di ASLA Firenze per le persone affette da SLA. Per la cronaca e per curiosità, i vincitori sono stati l'87enne Gianfranco Guastini, Gaia come partecipante più giovane di 4 anni, Leonardo Pantera come quello che ha sciato per più ore, Adele e Marta, due bimbe, che hanno sciato su più piste. Un testo dedicato a Marilyn Monroe ha vinto la 59esima edizione del Premio Valle Corsi. Gli ultimi 30 mesi di vita di Marilyn Monroe, il rapporto con il suo psicanalista, raccontando così il mondo di Hollywood. È il racconto di Marilyn, lo spettacolo teatrale che ha permesso al romano Giuseppe Pavia di vincere il premio Valle Corsi. Un riconoscimento molto importante, perché per noi autori avere questa visibilità è molto importante, cioè essere riconosciuti e visti, visto che scrivere un testo è sempre un lavoro solitario. Quindi essere riconosciuti e visti è una cosa fondamentale. Sono stati oltre 120 testi teatrali presentati in occasione di questa edizione del premio, 10 finalisti giudicati da Ugo Pagliai. La cerimonia finale è stata ospitata nella Sala Maggiore di Palazzo di Giano. Il livello è molto alto, devo dire, e li ho letti anche con estremo piacere, perché io sono molto legato al premio Valle Corsi. Perché già a suo tempo io ho recitato una commedia vincitrice, che era quella di Nino Negri, ed è questa che mi ha portato anche molta fortuna nella vita. Il ritorno del premio Valle Corsi in presenza segna un nuovo passo nel rilancio del riconoscimento teatrale pistoiese. Il premio Valle Corsi è nato all'indomani della guerra, fra le macerie della guerra, in cui si voleva ricostruire la città, si volevano ricostruire le case, ma si voleva ricostruire anche la coscienza, lo spirito che era stato barbaramente offeso. Oggi, da questo punto di vista, c'è qualche analogia, perché noi sentiamo intorno a noi delle situazioni molto preoccupanti, molto tragiche. Ci sono milioni di persone che devono lasciare la loro casa perché c'è una situazione appunto insostenibile nel loro paese. Noi pensiamo alla grande forza civilizzatrice della cultura, della quale il teatro è una componente molto molto rilevante. Grande successo per il concorso Agliana Danza 2022.
Al Teatro Moderno è stata disputata la finale internazionale di Agliana Danza 2022, giunta quest'anno alla sua 7ª edizione. Hanno partecipato oltre 200 ragazzi provenienti da 29 scuole di tutta Italia. Una grande opportunità per tutti i partecipanti di essere osservati da una giuria di esperti nazionali e internazionali. La manifestazione è stata promossa dall'Associazione Culturale Il Moderno con il patrocinio del Comune di Agliana ed il fondamentale contributo della Fondazione Carifit. La danza è indispensabile, penso, soprattutto in momenti difficili come adesso, come qualsiasi tipo di arte. Però per i giovani è proprio una modalità di espressività, di gioia, di apertura, di fisicità importante. E quindi spero che manifestazioni come queste continuino a esistere. Spero che la danza possa sempre entrare nelle famiglie ancora di più e nella conoscenza e nella cultura italiana, perché è un messaggio di pace, di bellezza, di arte e di futuro. Rappresenta per i ragazzi un traguardo importantissimo, perché potersi ritrovare tutti insieme in un concorso e quindi esibirsi e condividere anche paure, timori, ma anche gioie, è molto importante proprio per loro, per uno stimolo anche proprio a livello psicologico, e un po' tornare alla normalità e alla vita. Questi momenti sono per i giovani molto formativi. Lunga vita ad Agliana Danza, sono veramente contenta di parteciparvi. È un evento anche importante in Italia, perché è uno degli eventi, insomma, un pochino più rappresentativi. In più penso che sia importante anche per i ragazzi, soprattutto alla fine degli studi, trovare una situazione dove c'è la possibilità di prepararsi e di dedicarsi poi a finalizzare quello che è un programma di studi. Sono felice di essere qui, è inutile che lo dico. Agliana Danza è uno dei concorsi più importanti in Italia a livello professionale, per cui sono felice di presiedere, anche se è il mio terzo anno. L'assurdità della guerra che si sta consumando purtroppo in Ucraina nelle parole di Papa Francesco, il riassunto dell'Angelus di ieri. Un massacro insensato, dove ogni giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c'è giustificazione per questo. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Sono parole pesanti e ricche di commozione quelle scelte da Francesco, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano durante la preghiera della domenica. Sono ormai più di 25 giorni che in Ucraina imperversa la guerra. Milioni sono i profughi che hanno dovuto lasciare il paese e migliaia sono i morti tra uomini, donne e bambini. Tanti bambini e persone fragili restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano, anzi è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana. Ai fedeli arrivati in piazza San Pietro con tante bandiere ucraine, ricorda con la voce quasi rotta dall'emozione che il 19 marzo, nella solennità di San Giuseppe, è andato a trovare bambini feriti dall'Ucraina e ricoverati all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Uno gli manca un braccio, otto ferito alla testa, bambini innocenti. Bergoglio incoraggia tutti a essere vicini a questo popolo, abbracciandolo con affetto, e chiede a tutti di non stancarsi di accogliere con generosità come si sta già facendo. Pensiamo a queste donne, questi bambini, che col tempo, senza lavoro, separati dai suoi mariti, saranno cercate degli avvoltoi della società. Proteggiamoli, per favore. Un bel po' di sport, siamo a lunedì sera, sport con la pagina sportiva del telegiornale fra pochissimo e poi con la diretta del Salotto del Calcio. Per quanto ci riguarda invece è tutto, grazie per la cortese attenzione.